se tu ritieni che per seguire qualcosa l'intrattenimento debba essere sempre a livello 100 e non avere mai il momento di difficoltà, non permettere che ci siano delle difficoltà in mezzo, che tu dovresti ovviare semplicemente con un discorso: sto lì perché mi piace stare lì, indipendentemente da quello che mi passa. Non fare la fisarmonica, perché altrimenti noi, anzi voi, state costantemente dando dei voti con le palette. Quindi, mi piace da 10, resto, mi piace da 9, non lo so, però se mi scappa da pisciar magari vado, tanto è da 9. Mi piace da 7, vado via. Questa fisarmonica è l'errore. Il problema culturale nostro è la fisarmonica dell'attenzione e della pretesa di avere un intrattenimento che sia sempre a livello 10, quando è palese che nessuno abbia questa pretesa, tantomeno l'intrattenimento, che non deve mai cadere nella trappola di poter anche pensare che debba essere sempre a livello 10. Io seguo qualcosa, così come frequento persone, non perché è sempre al massimo, ma perché di base io sto bene là dentro. Infatti le persone che sono fidelizzate qua dentro vengono a prescindere dal titolo. Se noi non avessimo un sistema così culturalmente, non avremmo video di gente disperata che fa dei thumbnail che sono "ti prego guardami", e questi thumbnail sono ragazzi, non se ne può più. Io guardo soltanto, cioè, guardo soltanto video consigliatimi di "Dad reacts to Father John Misty", ma Dad de chi? Cioè, chi è? Chi è Dead, ma soprattutto chi sei tu, son? Ma chi cazzo siete? E perché mi dovrebbe interessare vedere una reaction di Dead a Father John Misty? Quando uno lo vedi che sta così nel video, vuol dire che è disperato per farti venire, perché vuol dire che un thumbnail normale con scritto quello di cui si occuperà il video non basta, non lo ritiene sufficiente. Deve... ti sto morendo in questo video! Ed ecco che siamo vittime del clickbait. Ma io voglio uscire da questa logica, e spero che le persone che seguono questo canale escano dalla logica che se il titolo è interessante seguo questa trasmissione. Io ragionavo, no? Quanti anni è che faccio questa? 4 anni. Solo 4, su Twitch, sì. Siamo a 4 anni. 4 anni dove, togli le domeniche, avrò trasmesso... Beh, c'erano periodi in cui trasmettevo 2 volte al giorno. Mm-hmm. Però vogliamo immaginare che io abbia trasmesso per 1300-1400 puntate. Io ho fatto 1300-1400 temi discussi. E dentro di me ogni tanto vado in ansia perché penso, oddio, non c'ho un tema. Ed è lì che io devo silenziare quella voce nella testa. Non hai un tema? Non importa, apri la live e parla, il tema lo crei, ma non è un timore per me. Io non ho mai il timore che la mia trasmissione possa diventare non sufficientemente interessante, non ce l'ho mai questo timore. Ho il timore che il pubblico possa non trovare interessante una puntata che non ha un tema, una puntata che è semplicemente puntata numero 1000 del Silvestream. Come è sempre stato. Noi quando guardiamo una serie televisiva, per dire, un telefilm, se vogliamo andare indietro, non è che guardavamo il titolo della puntata per capire se ci interessava o meno. La guardavamo e basta. Tra l'altro, una cultura di reazioni vuol dire che non è una cultura di azioni. È una cultura dove le azioni sono incredibilmente sottodimensionate rispetto alle reazioni. Anche perché tu vedi gente reagire sempre alla stessa roba. Quindi vuol dire che azioni sempre meno, reazioni tantissime. Vuol dire che nessuno fa niente. E quando devi fare... ti prego, guardami, no! Tant'è che io volevo passare addirittura al paradosso di tutto questo, ma come presa per il culo. Cioè, oggi volevo intitolare la live "Chiudo il canale". Tu avresti 1500 persone inizialmente.
E io vorrei continuare a far cadere nella rete le persone. Vorrei fare video su YouTube con pazzesco, incredibile, tutti morti. Ok, uno clicca e poi io sto parlando di altro. Parlando di altro. Il titolo non dovrebbe neanche esserci, non dovrebbe essere il titolo a creare la differenza tra seguo la trasmissione di oggi o meno. Soprattutto se è un format che deve andare sulla heavy rotation, su certi concetti. La radio non c'ha il titolo. Esatto, la radio era quello che stavo pensando io. Oggi prima metto il DJ Time e mi guardo il DJ Time. Ma che cazzo, mica mi devono scrivere? Sappiate che oggi parliamo di questo e poi apriamo anche una parentesi su. Noi siamo passati alla cultura del sommario, non in apertura di trasmissione, ma il sommario nella locandina della trasmissione. Questo è mortale. Questa roba va invertita. Cioè io mi devo tirar fuori da questa merda qui. E chi mi segue deve cercare di andare oltre questa logica qui. Basta disperazione. Noi non dobbiamo aver paura di annunciare un contenuto. Il contenuto è stare qua dentro. Se no è tutto hashtag e quant'altro. Tra l'altro notaio, ho già pronto il thumbnail per il prossimo video di YouTube. Allora ci sei tu sdraiata a letto che dormi. Sì. Ok, girata, però si vede, sei girata verso con le coperte e tutto, no? Bianco e nero, cioè proprio notturna, foto notturna. Davanti ci sono io così. L'ho lasciato libero la notte ed è successo questo. Secondo me con questo thumbnail qui io Sì, si spacchi. C'è campo proprio serio. Ho visto tanti film iniziare così. Sì, assolutamente. L'ho lasciato libero una notte ed è successo questo. Poi dentro tu clicchi e io parlo di altro. Cioè. Certo. Sono fortemente tentato dal dare una svolta appunto al mio canale YouTube e continuare a pubblicare dei contenuti estratti di live o altro, ma disorientando completamente il pubblico. Per me sono provocazioni, ovviamente. Io lo faccio per mandare un segnale. E mandare un segnale a tutti i morti di fama che... Sì, una perculata, insomma. Però una perculata molto netta. Continuare a fare dei video però con i thumbnail che siano totalmente a caso, tipo questo qui. Oppure, non so, mi avevano detto che chiamarlo sarebbe stata una buona idea, ma poi... E c'è l'idraulico, no? Sia per te che dormi. Però c'è l'idraulico, capito? E c'è l'idraulico, ok? Poi tu clicchi e diventa totalmente a sorpresa. Cioè il contenuto, come è giusto che sia, tu non lo puoi scremare. O non ci vieni più perché dici, ma che cazzo, non so più di che cosa parli. Oppure clicchi e... ti togli la sete col prosciutto e scopri di che cazzo sto parlando. Guardate che è quello che io faccio già in questo canale, di prendere per il culo l'establishment. Mi sono un po' rotto i coglioni della critica e basta, perché ormai l'ho criticato in lungo, in largo, a destra, a sinistra, in alto, in basso, de dietro, davanti, alla sì, missionaria, sì, a 90, vabbè, dai, ormai Enrico, ragazzi sì, è, stato, va bene. Stato criticato... in ogni maniera, sicuramente in maniera molto più fantasiosa rispetto a come io critichi il notaio. Però scemo. Vabbè dai, basta. Però è da un po' che ho iniziato proprio a prenderli per il culo. Cioè io preferisco proprio prendere per il culo il vizio delle persone. Ok? Adesso iniziamo l'era del perculo. Sono d'accordo anch'io con I Got Broken Face. Inizia l'era. This is the dawning of the age of perculo. The age of perculo. Perculo. Perculo.